Ragazzi, allora, non me l'ho portato con questo mendio perché avevo molto lavoro da fare e quindi sono tornato a rifarlo. Con questo contenuto qui. E perché me lo volevo dirlo questa cosa? Perché ora è ufficiale, secondo me, da Niccolò Zaniolo che vuole venire alla Juventus. Ok? Quindi questo è il commento quello che ha fatto Niccolò, ovvero che io voglio giocare in campionato così come ho fatto tanti anni alla Roma e sicuramente ho fatto un qualcosa che è stato positivo per me e quindi non ho portato la Roma a Natalini. Però ha fatto vincere la squadra. Sono tornato in Italia, però devo vestire con la maglia della Juve. Se giochiamo in campionato o nelle coppe europee, così come la Champions League, oppure no. Quindi queste sono le sue parole, quello che ha detto Niccolò Zaniolo, che vuole vincere con la squadra e con il cuore. E quindi c'è anche un'altra ufficialità di Timoci via alla Juve. Quindi ha fatto già le visite mediche più la firma del contratto quinquennale da 2028 della sua scadenza, quindi fra 4-5 anni a posizione di contratto, quindi ha firmato fino al 2028. Ok? E queste sono le due notizie a riguardo del calciomercato. Poi veniamo al sondo, perché Niccolò Zaniolo è un nuovo giocatore della Juventus, ok? Quindi questo è un altro passo avanti. Però guardiamo anche sui riscatti dei prestiti. Quindi Ranocchia a Empoli e uno come Sule, va bene? Quindi per portare Parisi alla Juventus, così come a Romelu, ad esempio, a Milinkovic-Savic, insieme con Pogba e Rabiot, perché questi ce ne vogliono, ok? È questo che mi interessa a me, prima cosa. Poi la seconda cosa che riguarda anche sul ritorno di Frattesi alla Juventus, perché l'Inter ha superato la concorrenza, però noi dovremmo fare una controsorpresa. Passa. Quindi mi raccomando, e speriamo che sia tutto risolto. Quindi, cosa ho questo da dire? Iscrizione, like e commenti.
delle news di mercato, che mo sono solo chiacchiere. Ok? Quindi attivate tutte le notifiche per non prendere i prossimi contenuti. Quindi solo questo. E un buon giovedì a tutti. Mi raccomando, e fino alla fine.